Per Forte dei Marmi è un altro grande momento culturale legato alle festività natalizie. Con un impegno straordinario dell'amministrazione cittadina e della Fondazione Villa Bertelli, si intende dare un valore speciale alla fine delle celebrazioni legate alla più importante festa della cristianità. Molti i significati che Comune e Fondazione hanno inteso dare all'iniziativa. Innanzitutto quello della tradizione e della valorizzazione dei valori cristiani. Uno speciale concerto a Villa Bertelli mercoledì 6 gennaio alle 15, dove un trio di giovani talenti come il tenore Vladimir Reutov, il soprano Francesca Maionchi e il baritono Michelangelo Ferri si esibirà in un mix fra le più belle arie liriche italiane e straniere. Ad accompagnarli al pianoforte il maestro Cesare Goretta, affezionata e seguita presenza del panorama concertistico della villa e non solo. L'evento verrà trasmesso contestualmente da Noi TV e sarà visibile sulla pagina Facebook della Villa e sul canale YouTube di Noi TV. Al concerto interverranno il sindaco Murzi, che porterà i saluti dell'amministrazione, il presidente di Villa Bertelli Tucci, insieme ai consiglieri Buselli e Silvestri. Abbiamo pensato di offrire un momento di svago e bellezza a tutti coloro che in questi mesi hanno continuato a seguirci con tanto affetto dalle pagine social, ha dichiarato il presidente Tucci. Tuttavia, sarà un affettuoso regalo anche per chi non ci conosce e attraverso queste incantevoli melodie potrà apprezzare le nostre proposte culturali e artistiche. Concludendo il suo intervento, Tucci ha ribadito che la Fondazione sta lavorando per preparare un programma ricco di sorprese. Il concerto dell'Epifania prevede musiche e arie di Adam, Tosti, Mascagni, Gounod, Puccini, Lear.